Tu intanto non devi muoverti. Poi. Tu ballerineggiare no, però. Ma tieniti così, rimani così. Paglia a posto, lo sappiamo. Berengar invece no, non è a posto. Berengar non è a posto. Sbagliato tasto. Giudizio. Conforto divino. Uno, due. Via. Via questo, giudizio. Via questo, conforto divino. Let's go. Cacciatori di streghe. Oh, fico. Non avevo notato che avevano anche il nome. Sì, no, non dovrei sottovalutare la schivata, sono consapevole. Sono consapevole che non dovrei sottovalutarla. Ma diciamo così, un sangue glielo diamo. Anzi, ormai già che ce n'è uno, mettiamone due. Una chiave, una pala, due pale. Questo non lo posso vendere, ovviamente. Uno di questi. Uno di questi. Tutto? È tutto. Ma la protezione del soldato mi interessa il giusto, dai, tutto sommato, si può fare anche senza. Non puoi aumentare le quantità da trasportare? No, lo stacca. Ah, gli scavi sotto la magione erano al buon punto. Quando un vagabondo, particolarmente mal ridotto, giunse al borgo. Quel degenerato lurido e senza denti conosceva in modo sorprendente le mie ambizioni e andava pronosticando a chiunque volesse ascoltare che presto avrei condotto il mondo alla sventura. No, comunque, non posso aumentare la quantità. C'hai già i cazzi? Oh, che palle. Parti già coi cazzi. Il profeta roboante. Se mi va di culo. Da che parte è? Sarà qui? Tanto arriviamo qui, poi ne parliamo. Io aspetto. Aspetta una stanza a dargli da mangiare. A dargli la pappa, un attimo. Aspettiamo. Au! Mechanical Mi hazard sembra giusto. possessed by evil intent. No, fra, non contiene il sangue. Stai tranquillo. Oh, vedi che palle. In radiance may we find victory. Dovrebbero aumentare, metterci una costruzione del distretto che aumenti lo zaino. Toglierebbe una parte delle cose divertente, diciamo, che anche il management non puoi entrare con centinaia di zaini, quindi tutto sommato ha senso. Ho preso un coso, beh, era la polverina, no? Quella che mi faceva. Sì. Tanta roba, sono pieno, guarda, proprio. Ah, posso già andarmene, guarda. Ecco. Riuscirò mai ad aprire una vergine di ferro? Ciao. Tanto sono pieno di torce. Sorpresi, potrei anche già. Se. Non adesso, dopo. Allora, tu non. Ah, è vero. Fino alla terza. Chi è che non attacca te? Sono stato stupido. Devo iniziare a far partire davanti lui, vabbè. Non è fondamentale. Anzi, prima facciamo così.
facciamo concentrare la zona anteriore. Facciamola concentrare sulla zona anteriore. Granata pestante, gas accecante. Prima gas accecante. Sono bassi di stordimento, no? Ok. Le vergini di ferro sono sempre pericolose, non sempre hanno una buona possibilità però di darti o claustrofobia o il tetano o una malattia a caso. Quindi diciamo che se hai delle erbe medicinali, bene. Se non ce n'hai, hai solo il 40% di possibilità che ti vada bene. Hai il 20% che non succeda niente, il resto è o claustrofobia o tetano o una malattia. Quindi io eviterei. Io eviterei. Spettata in faccia fa sempre bene. Chi è che non è stordito? Chi è che non ha il bonus per lo stordimento? Nessuno. Però la percentuale più bassa nel mio caso. Ci ho provato. Io ci ho provato, non mi si può dire che non ci ho provato. Via. Quadrellata potente alla Vestale, mi ha fatto malissimo. Ebbene, questa furia furieggiante. Quasi quasi mi curo così. Perché no? Mi porto avanti, così almeno non devo cambiare. Così non mi devo cambiare. Ok, risposta, non serve. Tutto a posto. Ora però, questo è un buff con l'acqua santa, stress e cura. Stress e cura. È un po' uno spreco. È un po' uno spreco. Però questo è già stressato tanto. Facciamo così. Male che vada prendo della roba, dei soldini. Sì, ok, non importa, non mi serviva lo stress. Non mi serviva la cura dello stress al momento. Oh, bravo. Stanze segrete? Oh, la stanza segreta! Stanza segreta! Era dietro. Mannaggia. Non mi ha fatto. No. Devo tornare indietro, scusate. Stanza segreta. Stanza segreta. Mi ci vuole una chiave, vero? Ho un vuoto di memoria. Fatemi cercare un attimo perché ne vale la pena. Ci voleva una chiave, sì, ci voleva una chiave. Ce l'ho una chiave, vero? Sì, che ce l'ho una chiave, sì. Ce l'ho, sì. Chiave. Soldi. 3.500. 3.500 e posso mollarti sta roba da barboni. Quella con l'antiquaria sbancavi. Sì, però ero già morto con l'antiquaria, praticamente. Però ero già defunto. Qua io mi fido di andare su, ma so che sbaglierò. C'ho il 50% di possibilità, a parte il fatto che ora è veramente il momento di dare da bere il sangue a quest'uomo, perché sennò poi veramente mi mangia anche la nonna. È meglio. Ho preso un più 25, un più 4 di velocità, un tot di resistenze. Prima o poi avrà di nuovo fame, sete, quello che è. Quella roba lì, che c'hanno loro vampiri, quelle robe da giovani. Quindi parto per. Non parto per primo neanche stavolta, perché ho 12 di velocità con la Vestale, quindi giustamente diventa. Badaboom 17, anche poco. Ciala. C'ho 26 di schivata con. Ti immagini i Max un giorno trovano sto scrigno vecchissimo e scoprono quel sassolino? Esatto, diranno. Che sfiga. Ma non è tanto bello. C'è già passato qualcuno. Puppate. Perché non provarci di nuovo? Good.
giudizio giudizioso, così ci curiamo e una bella pistolettata, fa sempre piacere. Bene, Alisso, va tutto bene, tu come va? Come te la passi? Luce, ste cacchio di giade mi hanno rotto le balle. Lo so, dovrei, ma non... Giada non mi piace, poi è verde, è un verde brutto. Non mi piace, c'è un muro. Questo invece mi serve molto. Anche molto. Even Pala. the cold stone seems bent on Ti curi preventing con passage. giudizio? Badum. Era un po' che non ne facevi, eh? Era un po' che non ne facevi. Visto che c'è ancora scritto 7 di sangue, non è che gliene puoi dare un'altra di fiala? No, secondo te, non lo faccio perché sono abbastanza convinto che non cambi nulla. Nel senso, se poi esagera. Mi ricordo, se poi esagera poi tipo sbarella, oppure se As the già così è a lightning rischio di approaches, sbarellamento e poi magari spirits are serve lifted dopo. No, non mi and ricordo. purpose is made clear. E non vorrei mandarlo totalmente in pappa. Questa è vuota, ma lo sapevamo? Sì, lo sapevamo. Naturalmente non farmela vedere questa stanza. Grrr. Ok. Ho un coso, ricordo di avere una legna da ardere. La cultura fa male, abbiamo detto. Trappolaccia in faccia. Male. Mind that such Ah, e mistakes l'avevo are the vista? exception, Ah. not the Oh, rule. scusate, l'avevo scautizzata, non me ne ero accorto. Vabbè, ok, sto guardando le porte. Buongiorno. Ora però la chiave non ce l'ho. Tu, ferro. Mi sono dimenticato di nuovo. Vabbè, attiviamo il riposto che va bene comunque. Critico! Meglio, così ho fatto male a quella che mi preoccupava di più. Tu fai male a quello davanti. Tu fai male a quello dietro. No, a quello dietro. No. No, finisci questo. Non è finito, ma quasi. In due turni è fatta. Se uno lo fermo, se uno lo tengo fermo. Ok. Bene, anche se non ho trovato niente di che nei saldi di Steam. Oddio. Ah, ha gridato roba così per stressare la gente, giusto per. Ok, grazie. Molto gentile. Tu sei morto? Sì, sei morto. Ok. Però non posso fare molto di più, nel senso, a parte questo, in modo da avvicinare quello e poterlo azzittire momentaneamente. Morbo. Sei, non muore, bisogna ammorbidirlo ancora un attimo, quello è morto. Questa è in prima, non so cosa possa fare qua, potrebbe tirare una sfudata. 7-13. 6-12. È morto comunque. Oppure 18. Io ho praticamente tutta la lista dei desideri in saldo e io ho metà. Diciamo metà. Sai che c'è? Prego. Io quasi quasi a questo punto. Non lo so se andarci adesso oppure no. Sono tentato di andarci adesso ad accamparmi. No, forse è meglio di no al momento. Non mi conviene neanche troppo andare a prendere questo. La cassa è qui. Se io vado qua, prendo
Poi vado qua. Qua potrebbe esserci il combattimento. Poi me ne torno indietro, prendo la cassa e me ne vado. Ma proviamoci. Magari ho più spazio alla fine. Qua c'è un combattimento. Ah, c'è anche. C'ho una pala. Sì, c'ho. Ok. Bene. Te come al solito taci. Uno sconto da poter agguantare, quindi dici uno sconto elevato. Capisco. Boom! 36? Ma bravo! Quanta roba che fa comunque la maledizione quando gliela proprio gliela appoggi forte forte nei dentini. Che bello. Qui, tanto non avrei potuto farlo, non farlo attaccare. In ogni caso, indebolito, non importa. Spada boom. Attacca prima. Sì, forse avrei potuto uccidere questo perché sapevo che questo avrebbe attaccato dopo di me. Sì, non è stata una mossa tatticissima. Sei morto, no? E allora curiamoci. Vieni qua, sorella. Furia è una vera furia. Padum. No, giusto. Ritorna avanti così non ti devo curare, non ti devo spingere di nuovo. Sangue mi potrebbe venire particolarmente utile. Su. Dai. Lo so che vedi rosso. Ma hai finito di uccidere qualcuno? Ok, è tornato latente, perfetto. Hai ucciso, appena finito di uccidere. Allora, difetti, un botto. Tendente allo stressamento totale globale. La sprovvista non è, è male, ma non malissimo. Questo è claustrofobia, ma famigerato baro e flagellante. Questo Beringer ha delle cose poco oneste. Invece tu sei peggio, però. Che un do coio coio faccio dei da faccio del bene, quindi. Oppure fai da solo. Lo avrei fatto comunque, ma se vuoi, fai da solo. Ho preso dei soldi. Cosa dice la pagina del diario di Darius? Giorno 6, non appena lasciato il borgo, tutti percepivamo un vago timore, ma cercavamo di ignorarlo. Dormire si rivelava difficile, almeno finché Raven, un membro della compagnia, non mi ha passato un intruglio amaro. Therion, il più devoto, pregava sottovoce per noi, immagino con buone intenzioni. Sento arrivare finalmente il sonno. Bene, grazie. Arrivederci. È questa la stanza? No, non è ancora la stanza. Io lo so che. Sì, finalmente. Dimmi che c'è, perché se no mi incazzo. Ah, ecco. Ah, ecco. Ti è andata bene, quindi è il caso di dormire qua. Caso di banchettare anche di brutto, togliere lo stress oppure fare. Innanzitutto il rifiuto del bandito potrebbe venire comodo. C'è mica un prevenire imboscate a meno? Che non si sa mai. No. Non c'è un prevenire imboscate a meno. Poi. Questo sì, invece. Direi di sì, a meno che non ci sia qualcosa di più interessante. Affilare la lancia è carino. Baccanale anche no. Sanguisughe no. Questo no. Automedicazione neanche. Rifugio. Ah, eccolo. Se religioso previene imboscate. Vabbè, era questo forse il meglio da fare. Non l'ho visto, perché non l'ho visto? Non capisco. Un compagno, no. Momento di pulire le pistole, poi togliere un po' di stress a quest'uomo. Meno 15. Meno 15.
Forza, facciamo a botte. Ti metterà di buon umore. Non credo. E cura ferite, che non mi serve assolutamente. C'è qualcosa che mi toglie un po' di stress? No, ma questo mi permette di avere una maggiore sopportazione allo stress. No. Lo diamo a te allora. Mac, no, devi portarteli con te, così se no non vengono aggiunti. Non vengono aggiunti. No, non posso stare, non posso tenerli. Guarda quanta roba c'ho. Non importa, non importa. Preferisco il loot all'OCD in questo caso. Riposa. Esatto, soldi maggiore di lore. Sono genovese d'altronde. Bene o male, un pochino genovese lo sono. Quindi, luce, promessa di sicurezza e anche di bevuta. Un attimo, datemi, fatemi un attimo bere, poi andiamo a fare il chiappone. Al profeta, ok. Pronti. Con la lore in questo gioco non si cambia. Cosa c'è di bello qua? Libri, cultura, cultura, questa cosa sopravvalutata, la cultura. Qui. Poi mi prendete sul serio, non sto dicendo sul serio. Allora, pronti? Potrei essere più pronto. Vabbè, andiamo. Buondì! È vero, tu sei sotto tiro a questo punto. Un attimo. Ti posso stordire? No, non ti posso stordire. Dimenticavo, c'è una piccola questione che non ho. Non arrivo alla quarta. Però questo è un pochino. È sempre del danno. È sempre del danno. Tu, fatti colpisci qualcun altro. Tra l'altro, se distruggo gli inginocchiatoi... No, però se distruggo l'inginocchiatoio non posso più colpire con l'Helion. Se... Però prendo un trinket fico. Carino che fa saltellare in mano gli occhi, vero? Voglio il trinket anche... Voglio anche il trinket. Fanculo, chi se ne frega. E via granata testante, non c'è neanche da discutere. Cigno di ferro! Mi tengo d'occhio. Ah, che battuta! Come sei simpatico! Sti cazzi. Mancato! Oh, shit! Ci rilancio l'Helion dentro. Ci rilancio l'Helion. Vieni, Helion. Go. Vai sotto la trave. Ok. E riandiamo con 8. Wow. 8 tanta roba. Fulminare. Aia. Aia. Quanto fa? No, niente di che. Questo fa male invece. Questo fa male. Onestamente fa male. Sarà il caso di darsi. Ah, però non posso. Poi non ho più il cigno. Fanculo, non me ne frega. Niente cigno. Niente cigno. Andiamo per gli inginocchiatoi. Fanculo. Andiamo per gli inginocchiatoi. Cura innanzitutto. Voglio tutti gli inginocchiatoi. Ai ai ai. Me. Datemi tutti gli inginocchiatori. Tutti. Li voglio tutti.
21? Mortacci sua. No! Ah! Ok. Un attimo, fatemi concentrare. Non me ne frega niente, andiamo a... Continuiamo ad avvelenarlo. Ormai tipo gli farò tipo 600. Infatti, 3x8, 24. È meglio mandarci sotto l'Hellion. Sempre meglio mandarci sotto l'Hellion. Soprattutto perché adesso lo curo. Non così, così. 7. Dovrebbe resistere. È morto. sbaragliamo l'inginocchiatoio. Wow. Non riesco a battere l'inginocchiatoio. No, 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 non mi morire, sai? Non far cagate, eh? Oh, no, 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 mi muore. No, che sta a vedere che mi muore, la merda. Sta a vedere che mi muore. No, 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 niente, non posso. Allora, un attimo. No, mi muore lo stronza. No, velocità meno 1. Velocità 6. No, non può. Devo riuscirci. Questi ovviamente hanno resistenza, vero? Come posso fare danno? Unificatore danno. Con questo faccio danno. Con questo faccio danno. Faccio più danno con questo. Va bene. Sto rischiando tantissimo. Non sto rischiando. Sto rischiando più di quanto voi possiate immaginare. Fai prima tu, ti prego. Ok, ne sono uscito. No, no, lo volevo. Va bene, ho preso due. Va bene. Sono 2500 a botta. Va bene. Va bene. Siamo strafottutamente ricchi. No, non ricchi. Strafottutamente ricchi. Ok, guarda quanta roba abbiamo recuperato in questo combattimento. Ah, tra l'altro qua c'è una cassa. È vero, devo prendere anche la cassa. Aspetta, facciamo prima un attimo un ragionamento sensato. Quindi, allora, qui i trinket ci sono tutti, quindi non posso prenderli. Cosa posso lasciare? Questo. Questo ce l'ho già, in realtà. Potrei mollare le torce e tornare indietro. Sono un po' un delfino goloso. Però ce la possiamo fare. Sai che c'è? Io ti benedico. Chart Mora, benvenuta. Benvenuto? Benvenuta. Mi ricordo più, scusami, perdonami. Continua l'avventura. Perché qua c'era una cassa. Lo so che sto rischiando. Lo so, lo so. Oggi navigo nell'oro, esattamente. Navigo nell'oro. Però c'ho paura. Ce la faccio ad arrivare senza rischiare? Alla cassa di nuovo? Direi di sì. Ok. Ce l'ho fatta. Quindi strat, no, no light strat. E ora bisogna pregare che, non avendo una chiave, non ci sia una malattia dentro, sia una cassa con della roba dentro. Ah, sì. Ok. Va benissimo. Mi sta molto bene. Plop, plop. Plop, plop. Sei pieno? Va bene. Diamo da mangiare a qualcun altro, se lo vuole. Ok. Beh, dai. Poteva andare peggio. Yos, greater riches were never witnessed. Quanta roba. Cosa, che achievement è di bello? Di grazia, mi dica.
Colleziona almeno 20.000 ori in una singola quest. Achievement. 24.540 ori. Sti cazzi. Oh, è vero, è San Giovanni oggi? Oh, buon onomastico, buon onomastico. Quanta roba! Non ha livellato, fantastico, tutto perfetto. Non poteva veramente andare meglio. PDC danno abilità a distanza. Notturno, sostituito sitomania che va benissimo. Ci stiamo. È sopra il 75 però. Devo togliergliela. Perché è molto veloce lui, se non sbaglio. Sanguinario, colpo d'occhio, più 15 di precisione, abilità a distanza. Lui fa solo attacchi a distanza praticamente. Nervi saldi, brava. Molto bene. Molto bene, facciamo ancora una perché mi Let me sento. share with you the terrible Oh wonders I have come to know. oh. È meglio non andare. Allora, un folle scomunicato ha deciso di pagare la crescente infestazione con la stessa moneta. È sicuro di sé, non ha pietà e fa il proprio lavoro senza alcun rimorso. Il fanatico aggredirà i gruppi con degli eroi infetti. Puttana galera! Ok, quindi il prossimo giro che facciamo con un infetto probabilmente uscirà un cazzo di infestato. Buongiorno. La vedo concentrato. Sei inquietante qua. Sei In time, you will know the molto tragic extent inquietante. of my failings. Quanto sei inquietante? Vabbè. È andata molto bene, ma estremamente bene. Marco Pisellonio. Vai un po' a toglierti notturno. Tanto non ti mandavo in battaglia oggi. Mini boss, eh già. Però non questa volta. Non oggi, la prossima puntata. Facciamo ancora un dungeonino tranquillo senza gente infettata. Potrebbe essere il momento di usare un po', di livellare un po' il flagellatore. Sì. Livelliamo il flagellatore, ragazzi. Via, via. Così almeno lo usiamo, che l'ho usato una volta sola. Balestriera, balestriera, Tomini. No, non c'è niente che mi interessi. Cosa era più? Giullare 40. Potrei anche. E se lo facessimo? Se facessi un paio di scambi solo io e te, così. Allora, vediamo un attimo se posso livellare robe. Ok, no, però verrebbe comodo, estremamente comodo. Invece, per il fabbro mi manca troppa roba. No, non andiamo, andiamo a prendere un pochino di ammollare un pochino di questi. Quanto era? 38, eh? Eccolo qua. 4x6 mi sta benissimo. Perfetto. Adesso questo era Some più may importante. fall, Questo era but molto their molto molto knowledge più lives importante, on. così almeno posso livellare al secondo livello tutte le robe. Se puoi fare il distretto che potenzia il jester. No, potevo farlo, però non. Questo era più importante, secondo me. Era molto più importante. Allora, a questo punto possiamo far livellare il cicciomela flagellatore. Il cicciomela flagellatore. Quindi tu sei lì, ma rimani lì, Fre, perché non è il caso di andare a rompere le scatole ai miei vampiri. Sì, il jester per il momento è forte così. Anche perché adesso può livellare di un'altra skill, quindi fa ancora più male. Cosa stavo dicendo? Andiamo intanto a fare il gruppetto. Allora, sediamoci bene e studiamoci un po' bene sto gruppetto.
intanto scusate solo un attimo. Ok, a posto, niente. Lavoro. Allora, via questo, via questo, via questo. Perché ragioniamo per livello. Fien deve andarci per forza. Abbiamo deciso che useremo di base il flagellatore, quindi non andiamo alle rovine, perché non, a parte che ok, ma peccato perché qua c'è un ogni santi. Oh, questa era bella. C'è qualcosa di più figo? No. Oh. Per l'abominio. Non è male. Non è male. Potremmo andare nelle lande. Potremmo andare nelle lande, perché no? Nelle lande il sanguinamento è pericoloso? Non c'è problema per il sanguinamento. Allora, aspettate un attimo. Fatemi controllare, così almeno. Allora, zone. Locations. Wild. Buonanotte, Flamans. Sì, direi che il sanguinamento si può fare. Non è proprio il top. Sì, sanguinamento è fattibile qua. C'è un sacco di morbo, sì, c'è un sacco di morbo. Esattamente, sì, ci sono i briganti, si possono trovare dei briganti, ma si possono trovare anche dei fungal artiglieri, sì, degli ectoplasmi, sì. È una cosa per cui si può usare il morbo, anche se poi in teoria puoi anche trovarci degli scheletri ogni tanto, però no, però è sicuramente più fattibile rispetto a, alle rovine in quanto a sanguinamento. Poi. Potrebbe essere anche il momento di utilizzare il abominio. Vediamo cosa c'è di più bello. No, questa alla fine non l'ho portata a curare. Scusate un attimo. Sono un cretino. Costava anche. Era anche gratis, vero? Ah no, non era gratis. Transettiamo o penitenziamo? Penitenziamo. Netting ci potrebbe già venire comunque, eh. Però Montgomery. Potrebbe venire Montgomery in terza. Perché no? Mettiamo difensore. Perché no? Un po' strano, però ci sta. Se io faccio così, tipo, con Montgomery in terza. Beringer in quarta. E Nesdin in prima. Non è malvagio, no? Stordimento. Doppio stordimento. Ci mettiamo un... La cura del morbo potrebbe venire anche comodo, tutto sommato, per se stessi, ma forse è meglio metterci uno straziare. No. No, va bene anche la scarica d'adrenalina. Niente abominio? L'abominio in prima... Sì, ci può stare in prima, in effetti. Però dovrebbe diventare fisso l'abominio. Beh, potremmo metterlo in seconda. Non c'è più nessuno che picchia. Un po' pericolosa, così. È un po' pericolosa come cosa. Ma sì, è una media, eh. È una media. Ma sì, fanculo. Ci divertiamo. Quindi, ah no, è vero, se c'è l'abominio non c'è
Ah, non c'è neanche. Ah, non posso mettere l'abominio col flagellatore? Davvero? Perché posso mettere Bernier qua, però non posso mettere Calmet. No. No, perché il flagellatore è religioso e quindi l'abominio si attacca a cacchio. Vabbè, allora niente. Niente, per usare il flagellatore non si può usare il flagellatore e l'abominio insieme. Questo non ci avevo pensato, sinceramente. E quindi ritorniamo come ero, che non mi ricordo più. Come ero messo? Chi se lo ricorda più cosa avevo messo? Opening. Ah, sì. Ciao Bartellone, benvenuto. Se vuoi nominare un personaggio lo puoi fare, come avevano detto. Poi mi avevi detto che volevi dirmelo, ma me lo sono dimenticato poi stamattina, perché dovevo fuggire, mi sono reso conto che dovevo fuggire. Allora, mentre intanto, insomma, diamo da pensare ai patron come nominare la gente. Dobbiamo togliere tutti gli ornamenti. Ciao Zettino. E quindi l'abominio è ancora più inutile di prima. Ma no, ma aveva delle interessanti. Delle skill interessanti. Poi quando livellava era fico. Solo che ora. Questa cosa non è carina. Non è carina per niente. Fabbro. C'è qualcuno che devo. Sì. Uno, due. Già fatto, già fatto. Ciao Felzeno, benvenuto. Una piccola spiegazione all'ultimo aggiornamento di gioco. Hanno aggiunto questa zona che si chiama la corte, che può anche sfociare in zone esterne, adesso infestazione media. Un nuovo boss, che è mini boss, che è questo, che va alla caccia dei personaggi che sono stati trasformati in vampiri con la maledizione Cremisi. Che cos'è la maledizione Cremisi? È praticamente vampirismo. Hanno bisogno di sangue ogni tot. Quando vengono colpiti da vampirismo subiscono dei discreti debuff. E quando hanno sete, se non li dai da bere muoiono, da bere sangue inteso. E se invece glielo dai hanno un grosso buff al danno, alla velocità. Che però dura tot. Dura tot. Farò un altro dungeon? Yes. Adesso sto un attimino pensando come sistemarmi e poi lo faccio. Il problema è che non può stare con metà dei personaggi, sì, con tutti quelli religiosi. Praticamente con tutti quelli religiosi è un problema. Prima o poi li vendo, sti robi. Adesso poi mi ci studio sopra e li vendo. Allora, tu. Salve. Ah, ma alla fine avevo detto che però ci mandavamo. Dove è andata? Beringan che aveva fatto bene. E sicuramente mi serve di più. Vestale, era tu questo? E avevi anche una roba solo vestale? Tipo, non mi ricordo più. Era questo, eccolo qua. Poi danno, pietra del danno che non sarà granché, però al momento fa. Poi ne ho due qua, devo venderne uno. Fammi un po' vendere già. Yos. Poi. Avevo ottenuto qualcosa. Ti ringrazio per la spiegazione, ma sai se questa versione è di aggiornamento anche per il gioco su PS4? Non è stata annunciata, non è stato annunciato l'aggiornamento né per PS4 né per PlayStation Vita, quindi arriverà fra un botto di tempo, sicuramente. Sicuramente. Guardai un'occhiata così, Martellone. Questi sono tutti i personaggi. Ui. Ma quindi se uccidi il mini boss adesso dovrebbe scomparire e
A luglio? Ah, l'hanno annunciato? Ok, l'hanno annunciato, perché quando ho controllato avevano detto che non l'avrebbero che non l'avevano ancora annunciato, allora l'hanno annunciato in questi giorni, ieri o oggi, perché l'altro ieri ho controllato la wiki e diceva non è stato ancora annunciato, quindi boh. Ok, allora va bene, a luglio, perfetto. Non mi ricordo che personaggi sono ancora liberi, ci sono praticamente quasi tutti liberi, guarda. Fino a che ora tiro avanti? Devo aspettare il draft dell'NHL fino a luna con la live ideale. Ah, è vero, c'è il draft dell'NHL. Interessante. Non so, faccio ancora questo dungeon. Faccio ancora questo dungeon. Poi vediamo un po'. Precisione, attacchi a distanza, non mi interessa praticamente nulla. Tu hai qualcosa? C'è qualcosa per me? Potrei schivare, potrei farlo schivatore violento. C'è un'altra cosa che mi fa schivare. Potrei usare più 5 velocità contro il succhia sangue. Tu hai delle abilità di stordimento, vero? No? Sì. Sì. Ce l'hai. Perché l'infestazione è media, quindi c'è altissima possibilità che io trovi dei succhi a sangue in giro. Forse è meglio di no. Resistenza allo sangue del sanguinamento non ha senso con lui. Potrei rallentare quest'uomo. Così potrebbe essere una buona idea. Vediamo. Ho tutto? Tutto pieno. Questo mi sembra gratuito. Perché tutto sommato lui non è contro i succhi a sangue. I succhi a sangue non sono resistenti al dissanguamento. Quindi sì. Quindi potrebbe essere anche una buona idea. Tutto sommato. Ok, dai, andiamo. Così. Così. Ci sono i cosi sono giusti? Sono delle prime due. Qui c'è riscatta che non mi interessa al momento. Tu hai tutto quello che mi serve. Cigno di ferro, barbari chiop. Va bene, la scarica di adrenalina. Volendo posso anche modificare e straziare, non è un problema. Poi tu hai questo pronto. Il comando e il rinforzo potrebbero essere più utili di schiacciare. Però potrei portarlo avanti. Partiamo così. Poi vediamo. E poi te sei già a posto. Perfetto.